La Torre di Ligny, simbolo di Trapani, ieri ha fatto da scenario alla rassegna del luglio musicale trapanese I Tramonti Musicali. Musica jazz, bellezza architettonica, storia e leggenda. Un concerto tra il rumore del mare. La cornice è davvero suggestiva, il momento anche. Il vento è abbastanza clemente verso i musicisti perché entra esattamente in un punto in cui viene schermato dalla torre, per cui i musicisti sono riparati, il pubblico un po' meno. Però la qualità dei musicisti che stiamo ascoltando è tale da così sopportare senza grossi problemi il vento che può infastidire, però non abbastanza da rovinare la serata. Questa è un'idea nata un po' in sinergia con l'amministrazione comunale, l'assessore, il consigliere delegato, che sulla scorta del successo avuto dalla Lirica al Tramonto a Porta Botteghelle ha deciso di così estendere questo genere di offerta anche per altri due appuntamenti. E si è pensato appunto di scegliere Torre di Ligny, che rispetto a Porta Botteghelle ha il vantaggio di avere, come dire, uno spazio più idoneo ad ospitare delle sedie. Chiaramente appunto c'è l'incognita del vento, però ne vale la pena, ne è valsa la pena. Sono insieme ai musicisti Franco Giannola e Giuseppe Madonia, siamo un trio che suoniamo spesso nei locali o comunque sia in situazioni molto, molto interessanti, ma mai come questa di questa sera. Siamo onorati di essere qui grazie al maestro Roccaro e tutto lo staff. Sì, presenteremo un repertorio jazz principalmente e poi inseriremo qualcosa di pop, sempre piacevole alle orecchie delle persone. E siamo qui e speriamo di veramente rendere piacevole il nostro ascolto. Prossimo appuntamento il 7 settembre alle 19:15, sempre a Torre di Ligny. Sarà la volta di Folk al Tramonto, in collaborazione con l'associazione Bonaggi Eventi e Promotion. Laura Mollica, canto e percussioni, e Giuseppe Greco, chitarra, mandola e tamburo, l'erede di Rosa Balistreri.